Buongiorno, martedì penso 5 non riesco mai a vloggare praticamente mattina perché mi cade sempre il telefono, dovrei comprare un aggeggino adatto. Comunque, appena accompagnato Samuele a scuola, questo vlog praticamente inizierà in macchina e devo fare delle faccendine di casa, però me la prendo molto con calma perché ora infatti vado a fare una colazione abbastanza veloce con un'amica e poi vado a fare un pochino di spesuccia alla Coop, voglio prendere giusto 2-3 cose, non voglio fare delle spese grosse perché poi dato che tra una ventina di giorni andremo al mare e non vorrei caricarmi il frigo di roba per poi magari tenermela in frigo. Ore 10, sono appena tornata a casa, sono andata a fare colazione con un'amica e sono passata alla Coop a prendere 2-3 cose proprio velocissimamente. Allora, non erano in programma, ma Samuele stamattina mi aveva ricercato i cereali e quindi ho trovato questi qui in offerta a 1,04 euro, quindi volevo provare a proporglieli per la colazione. Solita merendina di Samu, qui c'è scritto 1 euro ma l'ho pagata 98 centesimi. Cotolette di pollo da avere sempre nel congelatore, 1,25 euro le focaccine del Mulino Bianco, e sempre per proporre una merendina diversa a Samuele. Cornetti per la colazione perché me ne erano rimasti 2, così almeno li ho, 1,55 euro. Pizze della Coop 2,60 euro e ne sono 2, ma principalmente sono andata alla Coop per queste cosine, come si è anche tutta la busta. Allora, pesche 99 centesimi, 2,50 euro mezzo chilo di ciliegie, mi sa se neanche esplosa una perché esce del liquidino. Poi 1,25 euro pomodorini ciliegini, delle semplici uova che dovrei fare una ricettina per stasera, vediamo se la faccio. Ricottine per la merenda, sì avete capito bene, per la merenda di Samuele. Samuele è ghiotto di ricotta. Zucchine, limoni che li avevo finiti e banane. E niente, questa è stata la mia super spesina veloce. Ora dovrei mettere a posto delle cosine. Allora, dato che è ancora presto, sono circa le 10:30, sto finendo di sistemare la mini spesa. Io ho deciso che dato che in un'oretta circa tutte le mie faccendine di casa le faccio tutte, quindi avevo intenzione di iniziare tipo verso mezzogiorno, e ora ho trovato un thriller, un film su Sky che si chiama tipo Madre, e me lo voglio sparare sul divano, mi viene da piangere, una cosa bellissima che non faccio mai, proprio mettermi sul divano a poltrire da sola in silenzio a guardarmi un film, e quindi non voglio perdere questa mega occasione. Cioè, voi non potete capire, pensavo che era un film carino, però appunto avevo scelto un thriller, ma un film raccapricciante, cioè una cosa schifosissima, non mi è piaciuto per niente e non l'ho manco neanche capito più di tanto. Che cosa orribile. Tutto. Ma ci si crede? No, ho mangiato la ciccia. Non era la ciccia, ma era il pesce. Vai. Un sole. Non mi chiamare io. Va bene, ce la fai? Ma che bambino grande. Ciao, voglio aiutarmi. No. Schiaccia forte. Bravo. Anche io voglio schiacciare dentro. Preparare diciamo la scena, aspetto anche perché sono a malapena le 3,
tanto comunque è una cosa abbastanza veloce. Quando si sveglia magari preparo la cena insieme a Samuele, che tanto lui si diverte ad aiutarmi. E quasi quasi mi sparo un altro film, magari non obbrobioso come quello di stamani. Per fortuna dorme ancora. È arrivato il corriere. Prima però faccio merenda con questi nutellini che da piccina adoravo. Samuele l'ha voluto comprare tempo fa e mi ha preso voglia di Nutella. E poi apro il tappeto. Guardate quanto è carino. È terracotta ed è liscio come lo volevo io. Perché questo qui è antipaticissimo da pulire, ragazze. Perché mi si impigliava sempre tutta la roba e non mi piaceva più. Questo è molto più grande, di certo non lo butto. Questo è molto più comodo perché quando aprivo il balcone dovevo arrotolare sempre il tappeto. E quindi ho optato per un tappeto più piccolino. Comunque date un'occhiata all'applicazione, se mai vi metto il link nell'info box. L'ho preso nel vecchio sito di Dalani, che ora si chiama West Wing, qualcosa del genere. E adoro quel sito e l'avrò pagato una trentina d'euro. Quindi top. Il tappeto lo adoro, Samu dorme ancora. Ho trovato alla fine una mega serie TV bomba, bellissima, si chiama Revengeance. Non so bene come si pronunci. Io ho messo giù mezzo chilo di spaghetti, cioè una confezione di spaghetti, perché farò diciamo una frittata di spaghetti salata. E ho buttato tutto il pacco di spaghetti perché almeno per domani Riccardo c'ha anche il pranzo. E poi farò anche le salsicce. Allora, in una ciotola ho messo tutti gli spaghettini, ho messo 4 uova e dei cubetti di prosciutto. A scelta potete aggiungerci anche formaggio, pepe, noce moscata, insomma quello che più preferite. Io queste spezie e il formaggio purtroppo l'ho finito e ora ho buttato tutto in padella. Ecco qua la frittata di spaghetti, ora ne ho messa su un'altra. Ho messo anche in forno delle salsiccette di pollo. Eccole qua, pronte. Vedrò di mangiarle stasera. Buonissime. Amore, cosa c'è? Qui c'è Tepino. Tappeto vecchio e tappeto nuovo. Il nuovo mi piace tantissimo. Notare quanto è carino. Ora c'è un po' di disordine in generale. Eccolo qui, mio amore. Eccolo qui, mio amore. Eccolo qui, mio amore, che si è girato ora. E questo è il telefilm di cui vi parlavo, la serie TV Revenge. Guardatelo, bellissimo. Ora sono le 5:20, io ho finito praticamente di preparare la cena. Sono quasi pronte anche le salsicciotte per stasera. E niente, ora devo pulire questo caos atomico, yeah! Com'è, amore? Buona. Otto e un quarto, richiamato agli allenamenti. Abbiamo mangiato, lui ha preferito non mangiare, mangiare dopo gli allenamenti, perché sennò ovviamente non riesce ad allenarsi. Me ne ero completamente dimenticata che aveva gli allenamenti. Io e Samuele abbiamo mangiato la frittata. Le salsiccine gliel'ho date per domani a pranzo con una striscina di frittata. Le frittate erano due, una l'abbiamo spappolata in tre perché praticamente Riccardo ha fatto giusto un aperitivo, una è finita e quell'altra gliela lascio a Riccardo per stasera. Volevo infilarvi da qualche parte. Ora devo lavare i piatti, che poi alla fine sono i due piatti della frittata e delle posate e basta, anche perché padelle, pentole, pentoloni ho già fatto tutto oggi. Per pranzo Riccardo gli ho aggiunto anche due quelle pere piccoline,
Una crostatina, perché per fare merenda o lo spuntino di metà mattinata, o a volte alterna la frutta come spuntino e magari il dolcino per il pomeriggio, eccetera eccetera. Samuele è lì che si beve un zucchino, perché oggi al parco siamo passati davanti a un bar, voleva l'estate, non amo dargli l'estate sinceramente, preferisco darglielo una volta ogni tanto, anche perché quando Samuele beve l'estate soffre tipo di incontinenza e quindi evito, anche perché fa male. E ora gli ho dato, quindi per farlo contento che gli era rimasto il pallino del tè, il frullato, quello al 100% frutta, questi qua ve li faccio vedere perché per i bambini sono molto buoni. Questo qua, frullato 100% frutta. Infatti, ingredienti, cioè purè di frutta, pesca, banana, succo d'uva, succo di acerola e vitamina C, quindi mi sembra abbastanza buona. Quindi insomma, per i bambini piccolini penso sia l'ideale, anche se Samuele i succhi normali, a parte questo, non li beve perché non gli piacciono, quindi sono abbastanza fortunata. Anche le schifezzine alla fine Samuele ha iniziato a mangiare da poco, tipo anche la cioccolata, le caramelle non gli piacciono. Sono quindi abbastanza fortunata. Quindi ora faccio la cucina, tre cose, metto a posto la roba che ho lavato oggi e ci vediamo più tardi. Mamma, vediamo il pannolotto, va bene? Sì amore, vai, cambia il pannolotto. No, non si è fatto tutto addosso. Dici? Sì. Maglietta calcio. Ma questa non è la maglietta di calcio. Il pigiama. Sì, è. Allora, 9:15. Ci siamo appena fatte le docce insieme, perché così io velocizzo i tempi. Ci buttiamo entrambi nella doccia. Stasera abbiamo messo anche il bambolotto. Samuele va a periodi con i film. Ora ha ripreso a rivedere Baby Boss, che è bellissimo quel film per i bambini. E infatti ora è 2-3 giorni che mi chiede un fratellino, ma purtroppo non glielo posso dare in questo momento per questioni lavorative ed economiche. Chissà un giorno, lo spero. E ma vi giuro, è troppo carino con quel bambolotto, mi fa morire. Poi, dato che è un maschietto, non lo so, vederlo giocare con le bambole mi fa proprio, mi si riempie il cuore. Solo che poi sti ometti, speriamo che non si rovinano nel crescere. Volevo farvi vedere che il tappeto del salotto momentaneamente l'ho messo qua, perché un pochino riprende il quadro, ma tanto è una cosa temporanea. Giusto per non averlo tra i piedi l'ho messo qui, ma presto lo cavo, perché non è che mi convinca tantissimo, però per il momento arrangio in questa maniera. E anche perché non saprei dove metterlo in questo momento, perché sotto il divano, che ho il divano contenitore strapieno. Mamma! Amore, il letto contenitore uguale. E niente, noi ritorniamo a giocare con il nostro Tommy, che l'ha messo al gabinetto a fare la cacca. Noi guardiamo un po' di cartoni, giochiamo e poi andiamo a Ninna. Si dà la buonanotte alle tate? Amore, ma che fai? Buonanotte, tate! Cosa? Saluta, amore, vieni. Vabbè, non vuole salutare. Ciao!